ti trovi all'interno del centro storico di Monopoli un ristorante che è una grotta fatta nel tufo. Un ristorante giapponese tradizionale che utilizza solamente prodotti locali e che rivisita piatti della tradizione pugliese con un team che arriva tutto dall'estero internazionale e che ha un background Michelin. Ma questi sono scemi, cazzo. Cioè, questi cosa fanno nella vita? O sono dei geni o sono dei pirla. Ci troviamo a Monopoli, che è nel cuore della Valle d'Itria, a 50.000 abitanti, con una tradizione veramente radicata e difendono bene la loro tradizione. È difficile farli cambiare idea. Monopoli ci offre questo tradizionalismo, ma anche l'altro lato, che è una cittadina molto globalizzata. Il turismo è molto vario, non è un turismo che magari arriva solamente da Europa, qui arriva da tutto il mondo. Monopoli ci dà questa opportunità di avere una clientela estesissima che arriva da ogni regione e da ogni tipo di cultura, ma anche questi 50.000 abitanti che sono molto tradizionalisti e molto ben radicati. Io sono nato e cresciuto in un ristorante di pesce. Il pesce portavano il pane a casa. Lavorando in un ristorante tipico barese, che è di mio papà a Milano da 50 anni, quello era il focus su tutto. Cioè, sono nato e cresciuto vedendo mio padre a 5 anni che apriva tonni da 80 kg o andando in vacanza a Termoli con mio zio Franco. Mettevamo io e mio cugino, aprivamo 300-400 ricci al giorno e ce li mangiavamo. Cioè, sono cresciuto proprio con la cultura del crudo. Quello è stato l'input di iniziare e seguire la filosofia del pesce crudo. Quando avevo 13 anni ho cominciato ad andare a lavorare a fine settimana da mio papà. Poi non ero più motivato perché volevo qualcosa di mio. Mio padre è molto tradizionalista, lo rispetto per quello, però volevo cercare qualcosa di più. Sono andato in questo ristorante, piccolo sushi bar da 30 posti a Kensington, a Londra, ed è guidato da questo chef che si chiama Yasan. Per mia fortuna era uno dei migliori ristoranti giapponesi con uno dei migliori chef in Europa, per puro caso. Lui era un fenomeno, ma allo stesso tempo era come fosse un generale militare. Mi ha veramente cambiato la vita. E lì ho scoperto cosa vuol dire stressare il pesce, come non stressarlo, come rispettare le proteine, come aumentare gli amminoacidi. Quella cosa mi ha subito mi ha fatto riflettere, ho detto cazzo, io non so niente. Per quello ho deciso di andare in Giappone 3 mesi. È stato amore a primo impatto. Cucina giapponese è stato un po' un upgrade su quello che era solitamente una tartare, un carpaccio.
being able to source locally and having such amazing produce here in south of Italy is a game changer. We can get really fresh fish, which is the most important in Japanese cuisine. You know, in London we have a big variety, but they have to come from places like Portugal, Spain, Italy, and stuff like that. Whereas here, we have it on our doorstep. Because you're using the freshest or what's best at the time, sometimes you gotta change, tweak the menu a little bit, and that itself is quite fun. We're sourcing locally the most amazing cuttlefish. We're getting the most beautiful red snappers, and we're getting them wild here. We're getting amberjacks, whole amazing stiff fish here. It's incredible. Lo stile di Tokyo è veramente edomae perché si prendono tutti i pesci della baia di Tokyo. Noi stiamo andando a fare la stessa cosa alla ricerca di prodotti locali a meno di 100 km dal Monopolitano. Ma questi servono pure colorati, giusto? Sì, di verde servono. Ok. Questo è bianco, qui c'è il bianco. Ok. Questi carciofini come sono? Sono buoni? Wasabo 10 non è un fusion tra Puglia e Giappone. Lo è diventato perché noi siamo monopoli. Nel momento in cui Wasabo 10 andrà in qualsiasi altra parte del mondo, utilizzerà sempre lo stesso tipo di politica, cioè essere per la comunità e soprattutto utilizzare prodotti locali e stagionali che quella terra gli offre in quel determinato periodo. Sai cosa ci metto oggi? Tempura. Recently we got fix in tempura. That's crazy. That's really crazy. Tempura is a way of cooking. You create layer around vegetable, for example, or prawn or whatever. When you release it in oil, it creates a small layer around the product and it's cooking inside. It's not frying. You need to know when it's cooked already, because if you overcook, oil is gonna get inside. You take chopsticks. When you bring it out from oil, you feel vibration, what means that it's cooking. Water is boiling inside, so that means that it's ready. No, vado alla frittura, mo. Piccolina, di verdura. Io faccio, per esempio, la melanzana a striscioline, faccio la zucchina a striscioline, il peperone a striscioline, faccio tutto a striscioline, le metto nella pastella e li frigo. Cos'è Peter? Lui è Peter. Questo fa la frittura, allora. Lui è il mago della frittura. No, master tempura. Allora, abbiamo fiori di zucchina. Abbiamo fiori di zucca, ok? Tempura, grazie mille Peter. Abbiamo fiori di zucca, abbiamo i fichi di Monopoli, fatti tempura. Fichi. Abbiamo l'asparago e piselli. E qui abbiamo, questo è il cavolo. Il cavolo, Sotto abbiamo le melanzane. E poi fammi vedere che abbiamo qua. E abbiamo... carciofi? No. Il carciofo pure. Hai visto? Carciofino piccolino abbiamo, è romanesco. Grazie Peter. Season is changing all the time, especially for veggies. If you're gonna come to a restaurant next month, it's gonna be different. We're gonna use different products. A lot of the dishes actually came about with Andrea just thinking about what's local here and how we can make something that's local, but with our skill. Questo pink, buono, buono, buono!
Buono, Peter. Grazie. Smoking blue, Trebbiano again, but this time it's been smoked first for 24 hours with olives wood. Oh, wow. That's something different, guys. Amazing. Like fucking like Scotch, mate. Smoked plum, bro. Often. Behind the label, behind the wine, there is a concept which is really important for me. And these guys, they work naturally into the vineyards and in everything they do in the canteen after. That's why we're so passionate to discover these kind of small producers. They make amazing things. Mm. And nobody knows them. Maybe with the cheesecake. Yeah, grapefruit a lot. Cheesecake. E avendo notato una spiccata acidità e una spiccata creatività che localmente non la si trova facilmente, per me è stato molto facile trovare delle bottiglie che accompagnassero dei sapori così estremi e allo stesso tempo strutturati come i ragazzi fanno e lo fanno anche molto bene. Primitivo, carbonic maceration. So they took the grapes, they didn't press it, they just leave them and the fermentation start into the grape first and after a month they press it down. All your mouth. It's very light. This is much better for the Bavette. It's very light. I love it. So that is like kind of iron aroma coming from the wine. In a Bavette, which is beef, you can match it just because of iron aroma in there. Also, it match with fattiness of Bavette. Acidity, fattiness, it cross each other, it makes the flavor grow. This one makes me crazy. Yeah. Honestly, this one? It's the same wine. Well, it's the same wine. Bro, the smell is like, just opens up your palate, man. Questa è alta classe. Beh, sì, tutta la vita. Questa è alta classe. Sì, tutta la vita. In Giappone per gli izakaya è il tipico pub in cui la cucina grida con la sala, si grida anche davanti ai clienti. C'è questa specie di scambio fatto ad alta voce che è molto molto caratteristico. So guys, I've got two orders, check out. Number 24, we got one ceviche, one udon, and one ikiramakase. La situazione è un po' cacciara. Service. A Sabu 10, da alcuni aspetti sembra un pub giapponese, cioè un izakaya, in altri sembra un fine dining. Now on fire. It doesn't really feel like you're working, it feels like you're hanging out with your friends whilst cooking. Abbiamo deciso di puntare ad avere una brigata, cioè front of house e back of house, fatta solamente di chef. Andiamo a servire noi i piatti. Il capace del giorno viene composto da pesce bianco. We are passionate about what we do, so I think it's important to share that passion with the customer as well. And I think when they come here, they feel that passion that we have for food. You cannot make tasty food with no good atmosphere around. As long as you put love in there, it will be always amazing.